Buonasera a tutti, quello che vado a presentarvi è il taglio di un'ala di un aviomodello realizzato con la tecnica del filo caldo. Il filo caldo è semplicemente il taglio con un archetto, eccolo qua fatto con due listelli, degli elastici che tengono in tensione il cavo in acciaio da 0,4, nel quale faremo scorrere una certa corrente proveniente da un alimentatore. Questo cavo in acciaio taglierà e seguirà i profili alari scelti in fase di progettazione. Questo è il profilo alare del tip dell'ala, della semiala, e questo è il profilo alare della radice alare. Il progetto in questo caso è per necessità era di un extra 300. L'ho riprogettato in maniera da avere una superficie alare maggiore e una pochissima rastrimazione solamente per lo scopo di un volo meno realistico, però più divertente. Come vedete, sulla radice ho utilizzato una Naga 0010, quindi un 10% di spessore, e un profilo E171 dal 12,3% su nel tip. In questa condizione, con un'apertura alare di una semiala di 750 mm, avremo un'ala con spessore costante, a tutto vantaggio dello stallo, che avverrà tendenzialmente prima sulla radice e poi sul tip. Vabbè, questo potremmo fare un altro video. Allora, quello che vi resta far vedere è che questo archetto, stando solo, mi trovo nelle condizioni che abbiamo sul tip 350 mm di corda, mentre invece sulla radice abbiamo 430 mm. Ciò significa che l'archetto dovrà eseguire un movimento. Dovrà correre un po' di più sul lato destro e un po' di meno sul lato sinistro. Di solito, con l'aiuto di un amico, basterebbe dividere il profilo in tante sezioni e inseguire in proporzione uguale, stessa sezione, stesse sezioni, e quindi i due amici, uno da un lato e uno dall'altro del profilo, possono seguire e tagliare in contemporanea la sezione 1, 2, 3, in maniera tale di trovarsi alla fine del percorso entrambi sul bordo, in questo caso di entrata. Quindi io entro dal bordo di uscita ed esco dal bordo di entrata. Con due amici possiamo fare il percorso: uno cammina un po' di più e uno cammina leggermente di meno. Stando solo, invece, bisogna trovare una soluzione alternativa ed eccola qui che ci viene in aiuto le classiche carrucole. Come funziona? Abbiamo una leva che ha un fulcro in questo punto, lunga all'incirca 1 metro, poi uno la realizza come gli pare. Questa leva può fare questo movimento, vedete? In questo punto qui abbiamo il 100%, quindi io se faccio un movimento lo trasmetto direttamente sul lato, che in questo caso è il lato più lungo, quindi la corda più lunga. Mentre invece in quest'altro caso, basta fare la proporzione dei 430 sui 350, abbiamo che il 350 mm sono all'incirca 80% dei 430. Quindi basta andare a prendere l'80%, quindi in questo caso era 1 metro, quindi 80, basta fare due rinvii e portarlo su quest'altro lato, in maniera tale che quando l'archetto va verso avanti, mi trovo nelle con l'archetto aperto, mi trovo che il filo esce dal bordo di entrata nello stesso preciso istante, solamente utilizzando un gioco di bracci. Adesso per ora interrompo il video e lo riprendo con il taglio in diretta. Il filo adesso è appoggiato sul bordo di uscita del profilo alare. Andiamo a alimentare, torno indietro, andiamo a alimentare. Abbiamo all'incirca 3 ampere e mezzo, e adesso iniziamo a tirare.
E lui insegue sia il profilo sulla radice che sul tip, in proporzione su tutte e due. Fermati. Sulla spinta alimentatore. Fino ad arrivare al bordo d'entrata. Ok, è uscito. Adesso spingiamo. Adesso vediamo. Sono fatti i danni che se la stacca col filo. Vediamo un po' che è successo. No, invece è venuta perfetta. E questo è una parte Niente che ha male. seguito i due bordi, i due profili. Adesso facciamo lo stesso discorso, ma sull'altro lato. Quello che voglio far vedere è il filo del taglio deve risultare parallelo all'inizio taglio, quindi uno fa una simulazione prima e poi dopo quando tira risulti parallelo anche a fine taglio. Questa è una simulazione per quando avviene il taglio vero e proprio. Adesso mi preparo per fare il taglio. Lo appoggio sul bordo d'uscita. È appoggiato qui e anche da quest'altra parte sul bordo d'uscita. Entrambi sui bordi è collegato. Metto la mano pronto per tirare. Accendo l'alimentazione, assorbo all'incirca 4 A e adesso inizio il taglio vero e proprio. Bisogna essere costanti con il taglio, ma come l'altro lato della semiala. Fino al bordo d'uscita. Spingiamo, vediamo i pesi e vediamo come ci da fuori il taglio della lampolistirolo. Questo è il lato superiore. Adesso va ricoperta, va messa la baionetta all'aria, c'è ancora tanto da lavorare. Un saluto a tutti, ciao!